terra mia, com'è bella la puntata. Prima del presidente, una battuta all'assessore Varrecchia. Assessore, sempre in prima linea nelle attività che riguardano i giovani. A Carnevale c'è stata questa polemica dei giovani manfredoni sbandati che si ubriacano, quando invece poi ci sono stati dei gruppi, tipo quello della San Michele, e anche altri gruppi che hanno rispettato regolamenti, hanno dato spettacolo per il pubblico. Quanto è importante un luogo come questo del LUC nell'istruzione, nel rapporto con le famiglie, sempre più difficile? Sì, buonasera a tutti. Torniamo a parlare di Carnevale. No, è di questa abitudine di generalizzare tutto, che ci fa molto male. E che ci mette tutti in un calderone di cattivi e di gente che non ha, posso dirlo, una serie di imbecilli che sono lì a non saper fare nulla. Noi dobbiamo liberarci di questo modo di fare, di rimanere sul balcone a guardare, a giudicare. Hai ricordato domenica ho parlato con i giovani a Palazzo Celestini e mi hanno fatto una domanda, mi hanno detto cosa sogna un politico per le nuove generazioni, e io ho detto: io sogno che domani mattina tutti in fila vi trovo dietro la mia porta a bussare e a dirmi come mi volete aiutare a mandare avanti questa città, che mi date delle idee, mi date dei suggerimenti, mi aiutate a risolvere i problemi, mi aiutate e vi aiuto io a capire anche quando sia difficile difficile risolvere le cose quotidiane che purtroppo dobbiamo affrontare. L'importanza di un luogo come questo, mentre questo luogo era un cantiere, ma davvero non un cantiere di Dio, un cantiere vero, quando c'era la polvere, quindi non ci si poteva incontrare qui, succedeva già qualcosa, e questo era meraviglioso. Abbiamo incontrato delle associazioni, abbiamo incontrato dei ragazzi, abbiamo incontrato gente che veniva spontaneamente a chiedere cosa poteva fare. Quindi questo significa molto, questo significa che la città ha voglia di questo posto, ha voglia di utilizzarlo e di far sì che diventi davvero un centro di aggregazione. È determinante, c'è una fascia di età in cui una panchina, un muretto, un pezzo di strada è diventata la nostra vita, dove c'è tutti i più bei ricordi sono raccolti lì. Quindi sapere che la città, sapere che la nostra città ha un posto come questo, che può diventare un contenitore culturale, un contenitore di idee, un contenitore di confronti, un posto dove poter parlare con le famiglie, come poter aiutare dei giovani fragili, oggi è una giornata difficile anche per questo motivo. Quindi ci sono delle fragilità che a volte noi non riusciamo a vedere nei nostri figli, nelle persone che ci passano accanto, e sapere che c'è un posto dove potersi confrontare, dove poter aiutare le nuove generazioni è confortante. Sappiamo che un applauso per l'assessore, che oggi è difficile. Difficile, infatti l'ho sentita anche oggi pomeriggio, era molto provata per insomma una situazione che tutti purtroppo conosciamo. Assessore, insomma, questo luogo sarà abitato e vissuto molto dai giovani, e le attività sono rivolte ai cosiddetti NEET, coloro che noi studiano e lavorano nella fascia tra i 18 e i 29 anni. Un progetto del quale so che lei è molto orgogliosa è quella della redazione dei ragazzi del Gabbiano sul Faro, che avranno sede qui, un progetto nato qualche mese fa e che sta andando molto. Crede che questo luogo possa essere anche stimolo per l'iniziativa anche imprenditoriale, economica per i giovani? Deve esserlo. Dobbiamo riuscire a... Ricordavi i ragazzi del Gabbiano sul Faro che vedo lì, ma ci sono anche... c'è un'associazione che sta nascendo. Dobbiamo fare in modo che le nostre porte siano aperte e comunicanti. Se questo succede, se nessuno si chiude nelle proprie stanze, se tutte le porte sono aperte, se ci parliamo, se comunichiamo,
non esistono limiti, non esistono muri, e quindi si può, possiamo creare di tutto. Con loro è successo questo, avranno, i ragazzi del Gabbiano sul Faro avranno sede qui a Luc, e quindi da qui potranno partire tanti progetti. Andando, io credo, a proposito di quello che c'è l'assessore Cascavilla sull'importanza dell'informazione in relazione alla legalità e alla crescita di una città. Perché abbiamo anche bisogno di un modo nuovo di comunicare. Non ci rendiamo conto che tutto passa intorno a questo sistema che è intorno a noi, che ci coinvolge, che... E però dobbiamo cambiare modo di comunicare, perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non regge più. Basta. Vabbè, con questo appello dell'assessore, insomma, mi sembra abbastanza anche attinente poi alla rinascita, di questo, alla ripartenza di questo luogo, che sia anche occasione di nascita di nuove collaborazioni e nuove iniziative. A proposito di nuove iniziative, passiamo al presidente del Consorzio Libero, ti farò pochissime domande. Prima di farti le domande volevo salutare, ho visto qualcuno in sala, il consigliere regionale Gennaro Gatta, l'assessore Matteo Palumbo e l'assessore Zingariello, in rappresentanza delle istituzioni, le quali credono molto nelle attività che stanno per ripartire a partire già da domani, giusto presidente? Quindi siete già pronti per le nuove attività. Una frase che mi ha colpito molto sul vostro sito, nella home page c'è scritto: un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile, che mi sembra un bel bigliettino da visita. Dicevo in apertura, siete un consorzio nato nel 2000 da un gruppo di cooperative sociali come luogo di aggregazione e condivisione di idee, obiettivi e risorse. Nel corso degli anni il consorzio ha consolidato il proprio ruolo naturale di agente di sviluppo e come tale è fortemente impegnato a sommare, integrare e mettere in rete i prodotti e i servizi delle singole cooperative associate. Quindi siete già di per sé una costellazione di soggetti che lavorano in sinergia tra di loro. Vi occupate di servizi socio-educativi ed assistenziali, turismo e beni culturali, servizi socio-educativi ed assistenziali, consulenze aziendali e tant'altro, perché siete lavorate su un territorio molto, molto vasto. Arrivate a Manfredonia dopo 15 anni dalla vostra nascita, cosa avete preparato per Manfredonia con un gruppo di professionisti locali sui quali vi affidate? Locali, abbiamo creato dei laboratori e dei corsi rivolti sia alle famiglie, quindi con degli spazi dedicati ai bambini, voluto e gestito da associazioni di mamme. Questo con relazione ci saranno anche dei corsi di cucina sia per i bambini che rivolto anche alle mamme. Vi faccio degli esempi per accorciare, perché ce ne sono tanti di attività che abbiamo messo in progetto. Tra le altre da annoverare sono i corsi di cinematografia, di fotografia, laboratori teatrali e quindi anche la correlazione con conseguenti spettacoli che poi verranno presentati qui nel Luc. Corsi anche di autodifesa per le mamme o chi vuole aderire. Poi abbiamo ancora anche corsi di economia seguiti dal dottor Leonardo Taron, che da oltre 3 anni. Infatti, citiamo un po' di persone che sì, hanno dato già la loro disponibilità: sì, lo chef Lucio Miele per quanto riguarda i corsi, sì, di cucina. Stefano Simone, il giovane regista di Manfredonia, pluripremiato, che farà laboratori qui. Giuseppe Uovolo per quanto riguarda l'autodifesa per donne e bambini. I ragazzi del Gabbiano sul Faro avranno qui la redazione, saranno a supporto della struttura per l'organizzazione di eventi e mostre. Il fotografo Salvatore Favia, anche egli si sta distinguendo per il suo stile, che farà corsi di fotografia. L'associazione psicosomaticamente, che offrirà servizi di consulenza anche logopedia. E poi stava la soprano Antonella Tegliafilo per i corsi di canto, citava il dottor Leonardo Taronna, esperto economista di Manfredonia, che inviterà personaggi della finanza e della cultura per discutere di tematiche legate allo sviluppo e all'occupazione.
Alessio Trotta, batterista, che terrà corsi di musica. E poi Dulcis in fundo, ma non perché ultimo, corsi di teatro con Vittorio Tricarico, sì, che è un decano del teatro di Manfredonia che si è messo a disposizione della città. Ci illustri un po' come avverranno questi corsi, ci si potrà iscrivere, saranno aperti, certo, a tutti? Sarà aperto a tutti, quindi chi vuole partecipare potrà venire qui, rivolgersi a Gino Castriotta, che è il nostro referente sulla zona di Manfredonia. Quindi vi aspettiamo. Sarà aperto tutti i giorni a partire da domani, aperto al pubblico, quindi si parte da subito, non è faremo, diremo, ma no, facciamo già da domani mattina. Quindi oggi simbolicamente diamo l'apertura, ma sarete già operativi da subito, quindi anche per l'estate, perché sappiamo che con la chiusura delle scuole gestire anche i ragazzi e i bambini diventa un po' un problema. Questa può essere un ottimo supporto anche per evitare poi le devianze, perché i giovani poi possono prendere altre strade e magari imparare a prendere spunto per capire cosa fare nella vita. Un ultimo giro, non vi annoieremo oltre, l'ultimo commento ai due assessori. Insomma, mi sembra molto, molto chiara, molto limpida la nuova mission del Consorzio Libero per Manfredonia, assessore. Sì, allora, come funziona? Noi abbiamo un capitolato, c'è stata un'offerta, c'è un contratto, ma il capitolato è la guida, il capitolato è il Vangelo. Stabiliremo delle forme di collaborazione, esattamente come la Casa dei Diritti, cioè con relazioni trimestrali e incontri specifici. Siamo sempre in una forma di accompagnamento. Vedo però troppi corsi, troppi adulti, e sicuramente la presenza deve essere vivacizzata anche dal basso, con nuove forme anche di collaborazione e di apprendimento, di mutua collaborazione anche tra i giovani e gli studenti. Io, quando ho visto la prima volta il programma, il primo commento che ho fatto è stato questo: troppi adulti. No, non è una mia idea. Sì, sicuramente non faccio né censore né altro, però questo luogo deve essere riempito di giovani. Terra mia, terra mia, com'è bella la puntata.